veramente speciale, ho pensato di fare una sorpresa, un regalo ad una mia amica. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare una streghetta. E quale migliore occasione se non la festa più misteriosa dell'anno? Leo mi ha raccontato una leggenda, la leggenda del cappello stregato. Chiunque lo indossi avrà la possibilità di diventare una streghetta. C'è un piccolo problema, questo cappello è sigillato in una scatola. Che cosa sta succedendo? Che cos'è questo? E io scappo. Era solo uno scherzetto. Leo, ma che spavento! No, non ci posso credere. L'hai trovata? Stavo proprio raccontando ai miei amici la leggenda del cappello stregato. Cioè, eccola qui! Wow. Mi ha donato lo stregone della foresta incantata. Mi ha detto di usarla con cautela perché potrebbe essere pericolosa. E solo colei che davvero nasconde un animo da streghetta riuscirà ad aprirla. Beh, Leo, io penso che la mia amica sia proprio la persona adatta. A proposito, dove va? Tra qualche... Hey, amica! Finalmente sei arrivata! Ti avevo promesso che per Halloween avrei trovato modo di farti diventare una streghetta. Forse con l'aiuto dei nostri amici riuscirai ad aprire quella scatola e potrai indossare il cappello stregato. Quindi che ne dite, bambini? Ci date una mano? Sì! Ok, allora Leo, bisogna risolvere in 3 indovinelli. Okay. Ogni risposta esatta il suono magico si diffonderà nell'aria. Sembra una cosa divertente. È vero, Leo. Forza, proviamoci. Ok, Sofia, attenta. Primo indovinello contiene gli ingredienti per la magica pozione. Sì? Con il mestolo dovrai mescolare. Sì. Solo così l'incantesimo potrai avvirare. Ok, forza bambini, dentro quell'oggetto le streghe mescolano la loro pozione. Melone! Dillo forte! Melone! Ed è arrivato il suono magico, ce l'abbiamo fatta. Forza Leo, il secondo indovinello. Le streghette ne hanno sempre uno nemico. Sì? È un cucciolo affettuoso. Il loro amico più vero. Allora aspetta, è un cucciolo di colore nero, è l'amico delle streghe. Andiamo, dai! Certo bambini, era il gatto nero delle streghe. Ce l'abbiamo fatto, secondo indovinello risolto. Quindi Leo, se non erro adesso ci manca... Sì, ne manca solo uno, leggiamolo. Senti, è di legno. E alle streghe serve per volare. Volare. Senza me non sanno proprio come fare. La magia avvolge chiunque ti abbia aiutato. Ma sta parlando di noi. Significa che tutte le bambine potranno diventare delle streghette. E tutti i bambini vedere propri magici stregoni! Ma è fantastico! Queste cose succedono solo qui nel mondo!